Allora, buonasera a tutti, alcuni di voi li conosco, altri no, e spero insomma di rivederli presto. Abbiamo aperto questo spazio culturale con la speranza, la volontà di ospitare persone come Riccardo, come Marco, che si impegnano nel loro piccolo o anche in grande, parlando dell'editore, a diffondere quello che è la cultura, no? Soprattutto la nostra cultura locale, perché Riccardo ha preso questa scelta un po', posso dire, insolita, perché non si sente spesso archeo fantasy come genere, e proprio perché ha voluto valorizzare quello che abbiamo sul territorio, ed è una cosa che fanno veramente in pochi in Calabria. Sono delle mosche bianche, come ad esempio mio padre, come chi è seduto a questo tavolo, non solo Marco e Riccardo, ma anche l'altro Marco, insomma, tutti gli altri. È importante, questo posto nasce per questo, nasce per valorizzare quello che forse abbiamo dimenticato, no? Che lasciamo un po' in quell'angolino dei posti che viviamo, e invece bisogna metterli al centro, queste cose, metterle al centro, esporle veramente come fanno fuori, perché fuori vengono esposte, noi invece quasi le nascondiamo, tendiamo a sminuirle, e non è giusto, perché quando qualcuno ha qualcosa di bello in casa propria lo mette al centro, ed è così che dobbiamo fare anche col nostro territorio. E quindi ringraziamo Riccardo per averlo fatto e per presentarci un libro così bello. Come dicevo prima, forse oggi, quando si tratta di fantasia, okay, è un po' penalizzata forse dal momento storico che stiamo vivendo, che è così cupo, mi permetto di dirlo, anche e soprattutto a livello culturale, che forse non ci prendiamo il giusto tempo per pensare un po', viaggiare un po' con la mente. E lui allo stesso tempo ci fa anche viaggiare, no? Ci fa viaggiare, da una parte ci fa viaggiare, dall'altra ci fa scoprire posti meravigliosi, reali. E quindi lo ringraziamo per questo, e sono contentissima che abbia scelto questa location come luogo per presentare per la seconda volta il suo libro. E gli auguro che, perché lui mi disse, non voglio si fermi a una trilogia, voglio che continui. E io glielo auguro veramente con tutto il cuore, e spero che ne farai tanti quanti il tuo cuore ne possa contenere. E quindi un grande applauso, e lascio la parola a Riccardo. Buonasera, io ho seguito l'apertura di questa Casa del Tempo il 5 ottobre, mi sembra, per il coso, e l'ho seguita con molta partecipazione dall'inizio, quindi sembra di essere proprio a casa, e a parte che casa mia era qua vicino, per cui sono proprio a casa. E sono molto contenta, grata dell'ospitalità di Cecilia e di Stella e di tutti loro, proprio perché ci darà la possibilità di poter poi parlare di libri, ma anche di cinema, anche di musica, anche di altre cose, insomma. Questo sarà di tindere poi il cammino che farà questo luogo così ben ampliato, ben colorato, con questi bellissimi quadri. Allora, tutto questo è per ringraziare proprio i padroni di casa, e anche per ringraziare poi Riccardo, che mi ha voluto stasera con lui, e mi ha voluto portare un'amicizia di molti anni ormai. Con Riccardo ci siamo incrociati quando lui ha cominciato a fare le interviste in Liberi TV, e ricordo un'intervista molto appuntata, quasi, di un corso lumistrano. Abbiamo cominciato nella villetta di fronte alla cattedrale, poi ci siamo spostati in via Felice Antonio di Ippolito, che poi per giunta era il papà di mia nonna, e abbiamo continuato sulle strade di Lamezia Terme a fare questa intervista per spiegare un po'
qual era il senso del blog che io tengo da 12 anni. Ma la protagonista non sono io, è Riccardo, quindi di Riccardo che dobbiamo parlare. E Riccardo ha cominciato, dopo aver fatto questa sua uscita di interviste, che continua a fare sia per Liberi TV che per il giornale, poi la mezzatempo.it, anche il giornale a quale sono molto legata, dicevo io a Riccardo, perché ho visto nascere questo giornale, ho partecipato al primo anno di nascita del giornale e quindi negli archivi del giornale dovrebbero esserci i pezzi di allora, dicevo prima a Riccardo. Riccardo questa sera è con noi con un libro, diceva proprio Cecilia, di Archeo Fantasy, e sono più che un libro, sono due libri. La compagnia del lupo e la 40ª porta, e poi questo di questa sera, compagnia del lupo e la confraternita di Carpocrate. Ecco, e sono due libri ibridi, dobbiamo dire, ibridi come ci sta abituando la narrativa contemporanea, ibridi perché che cosa sono? Lui ha messo in questo libro gli amici suoi con le conversazioni che ha fatto con gli amici suoi, quindi ha messo poi episodi della sua vita, quindi sembra una specie di confessione, no? Sembra una specie di biografia, e invece no, e invece tutta questa parte reale, effettivamente reale, proprio non ha inventato nulla, l'inserisce in luoghi anche che noi conosciamo tutti benissimo, perché sono luoghi che fanno parte del nostro paesaggio, del nostro vissuto, quindi tutta la zona del litorale tirrenico, tutta la zona della montagna, tutti i vari paesi della Calabria e fino a Scilla, fino alla fine della Calabria, no? E tutto questo paesaggio, quindi bello, a un certo punto diventa altro. e ci troviamo diversi, quindi una storia che diciamo ma è vera, ma non è vera, ma cosa dice, simbolica, una storia che dobbiamo per forza seguire con le armi dell'immaginazione e della fantasia, perché che lui ci vuole portare. Questa è un po' la sintesi di quella che vorrei dirvi, ma oltre a questo momento, quindi di fantasia, di grande fantasia, c'è l'elogio dell'amicizia. È arrivato un gruppo di giovani all'amicizia, e a un certo punto io trovo nel primo, me lo sono segnato perché ve lo voglio leggere, trovo un sonetto di Shakespeare, il trentesimo. Il trentesimo sonetto lui lo cita così, fa solo l'ultimo, dice: ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore a fine. Ecco, io vi invito caldamente ad andare tutti a rileggervi i sonetti di Shakespeare, soprattutto il trentesimo, che io amo moltissimo, e averlo trovato così al passant mi ha fatto ritornare all'amicizia grande che mi legava proprio con un'australiana, e con la quale avevamo tradotto questo sonetto, che io non trovo più la traduzione, ma vedo, ho trovato nel tuo libro, ed è una cosa bellissima, ritrovare le cose che abbiamo amato nei libri, e amandoli di nuovo, e riportandoli a voi. Ma adesso io poi voglio fare parlare loro, poi vi dirò altre cose, ma per ora voglio lasciare un po' la parola sia ad Anna Maria Persico, che ha il giornale, direttrice del giornale Reportage, quindi giornalista, e lei ci dirà le domande le faccio io, poi dire qualcosa adesso? Sì. Ma allora, innanzitutto voglio ringraziare Cecilia per l'ospitalità, perché effettivamente ci si trova proprio a casa. Ne parlavamo prima mentre lei stava allestendo, avere un luogo del genere qua è fuori dal tempo in tutti i sensi, come forse può essere fuori dal tempo, come diceva prima
sia Cecilia, anche Ippolita, ambientare qualcosa di fantastico in Calabria. Ma poi non è così, perché la voglia di sperare, io penso, di sognare, è quotidiana. C'è chi magari, che ne so, si volta dall'altra parte e non vuole reagire. C'è chi invece magari lo fa scrivendo un libro e raccontando le cose belle che ci sono intorno a noi e che magari riesce ad ambientarle in dei contesti naturalistici, enogastronomici, perché poi alla fine ci sarà una piccola degustazione di prodotti tipici, perché nel libro ci sta, ad esempio, si parla del miele, si parla di Luigi, si parla delle api, del simbolo delle api. Buonasera. E si parla insomma di tante cose che sono amicizia, perché l'amicizia accade con la compagnia, ci si unisce per caso. Infatti tu parlavi poco fa di questo sonetto di Shakespeare, perché ogni capitolo lo concludo con un aforisma, con una frase, con delle citazioni, perché sono attinenti proprio al discorso che stiamo facendo con i personaggi, perché è quello che succede davvero quando ti siedi a tavolo, quando parli in amicizia con determinate persone, succede che esce fuori una parola tratta da un libro, tratta da un personaggio che ci ha particolarmente colpito, e quindi per me è un collegamento di questi personaggi che mi hanno ispirato e che magari qualcuno può andare a ripescare poi prendendo appunto Shakespeare, prendendo, non so, anche Van Gogh, perché io parlo anche dei quadri di Van Gogh nel libro. Parlo di tutto quello che è la vita, perché la vita non ha solo un aspetto letterario, un aspetto artistico. La vita è anche semplicemente sedersi a raccontarsi, cosa che magari molte volte manca, e magari qui proprio in questo luogo riusciamo a farlo fuori dal tempo, proprio in tutti i sensi. Quindi io ringrazio di nuovo Cecilia, la Casa del Tempo, e ringrazio voi che mi sopporterete questa sera nel raccontarci e nel raccontare la compagnia del lupo. Dobbiamo fare un sacco di domande. Ah, è un interrogatorio? No, non è un interrogatorio, è delle curiosità. Curiosità. Più che altro. Ora io, niente, grazie a tutti veramente, non vedevo l'ora di farti queste domande, perché questo libro, devo dire, mi ha incuriosito prima di leggerlo ed è stata veramente una piacevole sorpresa. Non pensavo che fosse così ricco, raccontato anche con naturalezza, proprio con spontaneità. Evidentemente che qui dentro c'è tutto il tuo vissuto, no? Cioè non è quella cosa calata dall'alto a freddo, no? È frutto di una ricerca che ti alzi e dici adesso voglio fare un libro parlando del territorio, ma no, credo che sia tutto arrivato molto spontaneamente, e questo si capisce. Quindi il fantastico, l'immaginario non si inserisce, cioè non sono due cose parallele, no? La vita, il territorio e il fantastico sono tutt'uno. Io penso, e questa è la prima domanda, io credo che tu sei uno di quelli che quando vai per i boschi, che ne so, a Serra Stretta, la faggetta, tu vedi le fate, tu le vedi. Io immagino, allora guarda, te lo puoi dire, noi in sala abbiamo Luigi, che è uno dei protagonisti del libro, nonché un mio amico. Allora, ci capita spesso e volentieri che se vai nei boschi noti delle cose che normalmente non noteresti. Pensa per esempio a un faggio che magari ha dentro una fessura, e tu puoi immaginare, ciao Giovanna, buonasera, puoi immaginare che per esempio lì in quel faggio si possano essere svolti dei riti, piuttosto che ci raccontano proprio le persone che noi andiamo a conoscere in quei territori che si spopolano. Per esempio di recente siamo stati a Miglierina e se incontri una persona anziana ti racconterà magari la storia, perché quel posto si chiamava in quel modo, che c'era la leggenda. E allora raccogliere queste leggende significa rivivere quel territorio. E quando noi andiamo nei boschi non facciamo altro che raccogliere non solo delle testimonianze di persone che ancora vivono là e imperterriti, sono pochi e riescono a resistere allo spopolamento, ma soprattutto noi impariamo che la nostra storia non è solo quella scritta sui libri tradizionali che leggiamo nelle scuole, ma è quella che magari si perderebbe se non ascoltassimo magari la memoria degli anziani o dei luoghi stessi che ci parlano. Come sei arrivato a questo approccio? È una cosa che tu l'hai avuta sempre, questo approccio al fantastico, la curiosità. Ecco. No, sono sempre stato un tipo curioso, sin da bambino. Poi però mi è capitato di incontrare sul mio cammino la compagnia o le compagnie
e dalle compagnie ho sempre avuto ulteriori curiosità. Lo ripeto, quando ho conosciuto i Santi 40 la mia curiosità è aumentata ancora di più, perché pensare... È lo stesso tipo di sensibilità, sì, no? Sì, perché sai, c'è quella curiosità di dire ok, non faccio la passeggiata sul corso, ma faccio la passeggiata in un luogo che per me rappresenta storia, dove ti puoi perdere in un bosco ma in realtà poi ritrovi te stesso, dove decidi magari di portarti uno zaino con un panino, una bottiglia di vino, ti siedi là e ti racconti. E quello che io racconto poi lo metto magari nel libro, cioè è vita quella, cioè la vita che io considero vera, è proprio l'esplorazione, come facevano una volta i personaggi che sono venuti in Calabria, sono venuti tante persone in Calabria e poi hanno scritto della Calabria. Io mi sono sempre ispirato magari a un Indiana Jones, degli esploratori, penso ai Goonies per chi si ricorda ancora, cioè le avventure che nascono da... Le avventure che nascono dal unirsi con degli amici e decidere di esplorare un posto, e scopri magari una grotta, scopri magari un albero che è cresciuto su una roccia e non è morto ma è riuscito a crescere dove magari la terra non c'è, riesce a scoprire dei ruscelli. Io ho scoperto tramite per esempio Luigi una marmitta geologica, che sono dice cos'è una marmitta geologica? È una... chiamiamola così, una vasca di acqua, che poi magari Luigi forse la spiegherà anche in maniera molto più precisa, perché ci avvaliamo anche di alcuni amici, magari c'è il geologo, c'è il geologo Francesco Scarpino, il biologo Francesco Cristiano, cioè all'inizio siamo persone che in maniera ignorante decidono di scoprire un posto senza avere delle competenze, poi magari delle persone si avvicinano e queste persone hanno delle competenze più di te e riesci a capire quello che magari inizialmente non capisci, però il senso qual è? Mettersi in cammino, cioè uscire di casa, e quindi la curiosità ti fa uscire di casa, la curiosità ti fa conoscere i luoghi intorno a noi, le leggende, e scoprire persone che sono simili a te, magari non uguali, ma simili a te. Questo poi è il tema del libro, è tutto un percorso, sì. Un viaggio alla ricerca di qualcosa che poi non possiamo svelare tutto, no, immediatamente, perché leggendo il libro, no, altrimenti si perde. Quindi questo tuo approccio, cioè il fantastico è vita vera, cioè, sì. Penso che sia questo poi. Io infatti io credo che tutti hanno bisogno del fantastico, anche chi magari non ci arriva spontaneamente. Io sono quello, per esempio, Ippolita lo sa, noi quando passeggiamo la sera basta una parola, certo, e noi già voliamo con la fantasia, siamo già in altri luoghi, in altre dimensioni. Io ricordo una canzone dei Blue Vertigo che diceva proprio questo, cioè che quello che noi riusciamo a immaginare lo realizzeremo. Cioè molte volte è questo, solo perché non lo riusciamo a immaginare, invece no, la fantasia ti permette di realizzare delle cose che almeno sono impensabili ora, però non è detto che non saranno possibili in seguito. La fantasia... Comunque se lo si dice, sì, è vero. Lo rendi reale. Diventa reale. Lo rendi reale. Ma soprattutto è anche un modo per capire che la ricerca di te, di sé in questo caso, è continua. Cioè non si arriva mai. Io ne parlo spesso nel libro, anche facendo riferimento a una poesia che mi piace tanto, che è Itaca. Cioè io penso al senso del viaggio. Esatto, lui. E io penso al senso del viaggio, che non, la meta non è importante, non c'è mai interessata la meta. È il viaggio che conta, che spesso e volentieri dimentichiamo di goderci, perché magari siamo troppo presi da di quello siamo che sarà. Siamo distratti da altro. Siamo distratti da quello che deve essere l'oggetto, cioè la meta. Io per esempio all'inizio del libro metto una frase che non è mia, però la voglio riportare perché mi piace, che è: portami non dove voglio andare, ma dove devo essere. Perché questo è il senso. Molte volte noi ci facciamo del... Non sono nemmeno sogni, noi abbiamo dei preconcetti, perché noi pensiamo che dobbiamo essere in un modo, dobbiamo raggiungere un luogo perché ci è stato detto o ci è stato inculcato. In realtà non è così. In realtà noi dobbiamo semplicemente seguire la strada, perché è la strada che ci darà le risposte. Cioè ogni giorno, attimo per attimo, ci darà la risposta. Io ho anticipato adesso. Sì, bellissimo. Va bene, allora, questo percorso, questo lo possiamo dire poi, il lupo.
il nuovo. No, intanto io volevo un po' seguire il topos letterario che tu hai seguito, che tu hai individuato nella lotta fra il bene e il male. E a un certo punto tutti i racconti di questo genere c'è il male che si organizza e c'è il bene, quindi, che lotta finché il male non sopravvenga. E qui c'è appunto questo topos letterario molto specifico che tu poi sviluppi nel corso del libro, ne parlavamo prima. Che sì. Cosa vuole fare il male? Vuole distruggere tutti noi, no? Si mette d'accordo, dice l'umanità è troppo numerosa, sono 8 miliardi, dobbiamo almeno toglierne 7. Almeno. e quindi ci sono questi grandi progetti affinché l'umanità, gli uomini, insomma, vengano distrutti. A questa molti romanzi, no? Orwell, manca, insomma, tutti un po' immaginano tanta letteratura sull'antico, del futuro, anche nel passato c'è sempre questo tipo di lotta. Il bene ovviamente si organizza con le armi dell'amicizia, protetti da forze benigne e poi vinceranno, almeno sicuramente limiteranno i danni della compagnia, di qualunque compagnia voglia distruggere il mondo. Questo un po' questo lo sto facendo un po' se tu hai sentito anche tu proprio di dover sentirti in primo piano proprio a poter combattere. Un po' tutti noi vorremmo combattere e vorremmo evitare che le cose vadano per come stiano andando. Ecco, e allora se anche tu ti senti nella veste proprio di questo eroe. Ma guarda, il fatto è che io non penso che questo libro sia di eroi, cioè, nel senso di personaggi comuni che hanno sicuramente delle capacità, delle qualità, e che però non si girano dall'altra parte, e soprattutto che non, la linea di demarcazione tra il bene e il male non è assoluta. Penso sempre alla persona, al concetto del lupo cattivo, cioè in realtà è una favola raccontata alle volte anche male, cioè non è il lupo che è cattivo, ma è chi lo definisce tale, che lo rende cattivo soltanto, diciamo, non nei fatti. Quindi io, anche quando parlo di cosiddetti cattivi, io il finale ovviamente non lo racconto, però posso dire che non c'è una cattiveria nemmeno nel combattere il male, perché le volte quello che noi consideriamo male non è male, cioè è soltanto qualcosa o qualcuno che non si è reso conto di quello che sta facendo in quel momento. E la presa di coscienza avviene quando siamo di fronte alla realtà. E la realtà, che non si contrappone in questo caso alla fantasia, è la realtà stessa che ci guarda negli occhi. Il personaggio, che può essere quello del lupo, piuttosto che Fabio, gli altri personaggi, si confrontano ognuno con una realtà. E questa realtà non li fa sembrare buoni o cattivi, li fa sembrare dei personaggi che stanno vivendo un'avventura. E in questa avventura possono scegliere se assecondare quello che è la vita, e quindi ok, deve andare così, oppure dire no, se ci siamo ritrovati e se siamo qua vuol dire che forse dobbiamo fare la differenza e non dobbiamo voltarci dall'altra parte. Allora in quel caso il sacrificio non è più un sacrificio perché sei eroe, è un sacrificio perché è una scelta che tu fai ed è una scelta obbligata. Se un personaggio decide ad esempio di mettersi avanti rispetto a un altro per difendere quelli che stanno dietro, non lo fa perché è un eroe, lo fa soltanto perché vuole bene alle persone che difende in quel momento. Quindi è un amore che ricollega tutti questi personaggi. L'amicizia è questo, poi alla fine è un incontrarsi su determinate situazioni che possono legarci per un periodo e magari allontanarci per un altro, però in quel momento è un amore così forte
che ti permette di non vedere nemmeno il cattivo, di vedere solo quello che è giusto. E allora con quello che è giusto tu non pensi che quello dell'altra parte sia cattivo. È una persona che non ha compreso quello che è un bene che riguarda tutti, non che io ho ragione e lui ha torto. E alla fine, soprattutto di questo, si capirà, secondo me, che anche la scelta della punizione, per così dire, non esiste, perché io non credo nell'assolutismo buono, cattivo. Io penso che ognuno di noi debba fare un percorso e magari nel percorso puoi sbagliare o puoi incontrare persone che ti indirizzano in maniera sbagliata, ma poi alla fine sei tu che hai la tua vita e puoi scegliere fino all'ultimo di cambiarla in bene, perché io credo nel bene. No, io volevo ritornare sul gruppo sempre. Perché Riccardo nel romanzo è un essere che è metà lupo e metà umano. Sì. C'è una storia che poi leggerete nel libro, insomma, succede questo. Allora, io ho letto questo, però vorrei che conferma di questo. Allora, lui non accetta, non da subito comunque, questa realtà, questo fatto che si trasformi in lupo. Quindi, andando avanti nel suo percorso, cercando se stesso, riesce a trovare, a capire qual è il suo scopo nella vita. Sì. Comunque lo trova insieme ad altre persone. Sì. Ecco, questa scoperta di se stessi, penso che è importante. E questo è il senso poi della vita, di questo romanzo. Sicuramente, anche perché il personaggio si trasforma in lupo. Inizialmente lui pensa per la rabbia, che è la scintilla, io dico. Poi la ragione per cui continuerà a trasformarsi lo scoprirà durante i capitoli. Di certo lui si sente diverso perché ovviamente quando si trasforma può essere giudicato come un mostro, no? Perché si trasforma, ma non tutti riescono a guardare quel mostro, cioè probabilmente qualcuno lo vede per com'è realmente. Quindi il fatto di trasformarti in un essere bestiale, in questo senso, significa che comunque ti metti a nudo nei confronti delle persone che ti vogliono veramente bene, ed è soprattutto anche una reazione alla rabbia, che inizialmente è rabbia, per capire se devi seguire l'istinto, che in alcuni momenti ti salva, perché segui te stesso, e non quello che invece vorrebbe la corrente. Quindi il lupo è sì l'archetipo di una guida, che diventa lui stesso. Cioè, sicuramente non è il personaggio cattivo. No. Cioè, è lupo nell'accezione anche nostra del territorio, no? Si dice anche... Sì. Un aggettivo, quando si dice il lupo, no? Sì. È anche un complimento. Diciamo che nelle nostre parti. Nel mio caso è nato anche per una questione familiare, perché io quello che ho scritto nel libro in realtà corrisponde anche alla realtà, ovvero che... ecco, c'è anche un fondo di verità. Sì, certo, perché come ben sapete ogni cognome aveva, diciamo, delle dinamiche un po' come i toponimi, quindi non lo so, quella determinata nasce famiglia, esatto, quella determinata famiglia aveva un soprannome. Nel mio caso il Cristiano di San Biase veniva definiti i lupi, quindi di conseguenza non era casuale anche il discorso del Cristiano. E poi tra l'altro ci sono varie leggende, di recente ne abbiamo scoperta una che ci è stata raccontata, poi ce ne sono due o tre, quindi poi alla fine nel territorio nostro abbiamo queste non le chiamo nemmeno leggende, queste abitudini di dare dei soprannomi, e da lì insomma è nata l'idea di dire ok, c'ero di famiglia pure che ci chiamavano i lupi, quindi forse non è casuale la cosa. In più ci sono proprio delle leggende locali che ho anche messo, che effettivamente la figura del lupo, ma non del licantropo, perché questa è la differenza tra il lupo del mio libro. Sì. Anche se oggi, anche se oggi è la giornata della superluna, giusto per casuale tra l'altro, quindi non ci trasformeremo,
No, stasera no, perché non sono un licantropo, però la metamorfosi è il senso anche del libro, che poi io parlavo prima con Cecilia anche di questa cosa. Ecco perché ci capita di essere poi nei posti giusti al momento giusto, no? L'Uroboros, che poi tra l'altro io porto coincidenza qua insieme a un altro simbolo che è il Vegvisir, che è citato nel libro, che è il simbolo, ha vari significati, però in questo caso è la rigenerazione. Nel caso sì, serpente, il drago, la spirale, sì, la rigenerazione, esatto. Anche il lupo in questo caso è inteso come metamorfosi e come rigenerazione, perché da un evento traumatico e da un fatto che comunque devi accettare te stesso così come sei, come ti vuole la natura in questo caso, comprendi chi sei davvero. E allora la trasformazione non è solo una trasformazione fisica del lupo, ma è proprio una trasformazione del personaggio che nell'arco dei capitoli cambia. C'è tutta un'evoluzione. E comprende se stesso e ancora non è finita, perché quello che sarà sì il terzo, cioè che io già ho iniziato a scrivere, cioè, sono comunque delle evoluzioni di una persona che è davvero in evoluzione. Cioè io stesso capisco che ancora non è che ho capito tutto e ho bisogno di sperimentare, ho bisogno di incontrare altre persone, ho bisogno di vedere altri luoghi, perché sono quelli che mi sussurrano quello che devo scrivere. Cioè, è una cosa, uno strumento istintivo, istintuale, cioè io ho bisogno proprio di camminare, di respirare per poter, non posso stare chiuso in una stanza a pensare che arriverà l'ispirazione, oppure non lo so, fai copia e incolla, no, devi viverla, cioè devi uscire fuori, devi camminare e sperimentare sulla tua pelle. E alle volte anche nel caso proprio del libro, da esperienze negative, dalla distruzione, perché poi l'universo fa questo, l'universo prima ti distrugge, è un po' come il simbolo della Fenice che è proiettato nel libro, e devi rinascere, perché se tu davvero sei qua per capire qualcosa in questo mondo, devi essere prima distrutto e poi devi rinascere, perché se tu pensi di capire tutto insegnato magari a scuola oppure insegnato leggendo soltanto un libro, no, la ricostruzione dell'essere nasce proprio dalla rigenerazione, cioè dal fatto di essere distrutto e di essere ricreato da te stesso, cioè devi avere tu la forza di ricrearti, e quindi il lupo nasce proprio da questa metamorfosi continua e costante, proprio come l'Uroboros che si rigenera in maniera infinita fino a quando non arriverà a quello che sarà poi. La conclusione che però non lo possiamo dire. E quindi per te è la scrittura che ti ha dato la possibilità di mettere poi, di aprire il tuo pensiero su un foglio, cioè quando è stato il momento in cui hai trovato nella scrittura questa tua libertà? Io ho sempre scritto sin da quando ero bambino. Ho sempre documentato, anche quando ero bambino. Tu pensa che quando esistevano i piccoli registratorini con le cassette piccole facevo le interviste e ho sempre annotato pieno di diari. Teoricamente il libro, il titolo originale del libro che io avevo pensato inizialmente era Il diario del lupo, perché per come è raccontato, anche sotto forma di diario, perché sono effettivamente delle esperienze che fanno parte di un percorso di un individuo che è cambiato, sta cambiando e lo cambierà ancora. E quindi io racconto effettivamente nel libro di un percorso che è ancora in itinere, cioè è ancora un cambiamento. È un libro che penso sia alla portata di chiunque, ho cercato di scriverlo proprio come se fosse non tanto un racconto, ma io lo vivo, cioè quando lo scrivo lo immagino. Immagino che davvero sia rappresentato come, che ne so, una serie TV della Netflix, faccio vedere. Sì, però è la stessa impressione che ho avuto io. Perché poi magari ci sono dei luoghi che ti ispirano anche delle canzoni, io ho messo anche delle canzoni, tipo per esempio nel libro, o degli stralci di autori che hanno scritto, perché è così, cioè quando ci capita di andare in giro, ci capita di ascoltare la canzone, ci capita di parlare di quel determinato autore, allora tu vivi la vita in questa maniera, come se ti fermi con degli amici e gli fai ascoltare, non lo so, un video che hai appena ascoltato e quindi lo vuoi riportare perché ti ispira, perché quella canzone ti ricorda quel determinato
determinato momento, quindi è un collegamento con la memoria, quindi ogni senso che è scritto lì nel libro è perché magari l'ho vissuto o l'ho vissuto in un certo modo. Fa tutto parte della mia storia, del mio diario. La storia dice, esatto, che era un romanzo di formazione. È un romanzo di formazione, sì, esatto. Formazione. Esattamente. Esatto. Prima raccontate la storia del tuo amico di Fabio. Sì. E di quello che vi siete detti, e poi della tua urgenza di raccontare nel secondo libro quello che vi siete detti, proprio per. Quasi per farlo rivivere. Sì. No, io scusa se ho sentito. No, hai fatto bene a dirlo. Mi piace questa cosa, perché è un po' l'esigenza che abbiamo un po' tutti, no? Quando ci manca un amico, ci manca un familiare caro, allora non riusciamo poi a vivere nella mancanza. Dobbiamo per forza farlo vivere in qualche modo. Sì. E noi che scriviamo lo facciamo vivere poi di nuovo. Quindi veramente la potenza della parola, la potenza della scrittura, lo scrivi, lo dici, esiste. E lui ha fatto rivivere nel secondo libro, proprio parola, gli stessi discorsi, sì, quindi sì. Il tuo amico è lì. Allora, i personaggi del libro sono tutti personaggi reali. Ci sono due personaggi che uno è Fabio e l'altro non vi dico chi è perché dovete scoprirlo voi, che purtroppo non ci sono più. Fabio era malato di distrofia muscolare e nel libro è veramente malato di distrofia muscolare, solo che lui si costruisce un esoscheletro, è una persona molto intelligente, un po' tipo Stephen Hawking, o comunque una persona che riesce sempre a trovare delle soluzioni tecnologiche, è la mente razionale del gruppo, anche se poi in certi momenti siamo molto simili quando ci poniamo la domanda su come quella cosa ci cambierà. Infatti nel libro capita spesso che lui ci fermiamo a parlare di dialoghi, di cose che insomma andremo a fare, e lui, siccome è venuto a mancare qualche anno fa, io ci tenevo tanto che lui fosse per me immortale, sì, presente in questa compagnia, perché poi nella compagnia ho messo persone che hanno rappresentato qualcosa nella mia vita, cioè che mi hanno cambiato, mi hanno dato qualcosa. Io ho preso da loro, per esempio da Ilaria, la questione del vivere, non rivivere il passato, non pensare al futuro, ma vivere il qui e ora, cioè vivere l'esatto istante in cui noi viviamo, perché e l'ho imparato da lei in un periodo molto brutto, e quindi ho detto, questo è giusto che lo imparino anche altri, cioè è vero che il passato non lo puoi cambiare, il futuro non lo conosci, devi vivere adesso nel qui e ora, quindi è qui adesso che devi essere felice, devi essere anche triste e vivere magari quel momento di tristezza che però ti può cambiare, quindi non devi essere per forza pessimista, ma anzi devi cercare di vivere il momento che è adesso, perché ora sai che esisti e che vivi. E poi ci sono altri personaggi che sono amici, che mi hanno dato ognuno di loro qualcosa, e ho detto, questa è la mia compagnia. Altri se ne sono aggiunti poi nel secondo, perché ho incontrato altre persone che mi hanno lasciato quel qualcosa che mi ha fatto pensare, sì è vero, mi sto evolvendo, sto cambiando, sto mutando, e mi piace questa cosa, però non l'avrei imparata se non avessi incontrato queste persone magari nelle presentazioni, piuttosto che in un cammino, piuttosto che fermato per la strada a dialogare magari di un passaggio del libro, e allora dici, ok, allora loro devono fare parte anche del secondo libro, del terzo libro, perché loro hanno cambiato la mia vita e voglio che questo insegnamento possa essere tramandato e non lasciato solo a me, perché sarei un egoista se mi tenessi per me la lezione che ho imparato, può darsi che possa servire a qualcun altro, quindi ho deciso di scrivere questi libri come percorso mio principalmente di cambiamento, ma anche perché ho avuto l'onore e la fortuna di incontrare persone che mi hanno insegnato, che i maestri li ho trovati fuori, li ho trovati sulla strada. È un po' come diceva la frase del film Tutto su mia madre, confido nella bontà degli sconosciuti, e sono stati gli sconosciuti che poi sono diventati compagnia a insegnarmi cose che io non avrei minimamente immaginato. Non pensi che comunque bisogna essere predisposti, oppure che, so di persona, ma anche io stessa delle volte magari sono chiusa,
arriva lo stimolo, magari non viene. Tutto accade però nel momento che deve accadere, sì, non sei predisposto quando è la tua mente che è pronta ad accogliere. Perché se tu non sei pronto, io posso dire perché per 40 anni della mia vita, io ne ho 47, per 40 anni della mia vita ho fatto delle esperienze che mi rifarei, perché tutto quello che ho fatto mi ha portato ad essere quello che sono adesso, quindi non rinnego il passato. Però sono stati in questi ultimi anni che ho capito che bisogna volersi bene, e per volersi bene intendo prendersi quello che per te è importante, perché non interessa il giudizio degli altri, non interessa quello che pensano gli altri su come ti vesti, su chi ami, su chi pensi, sulla tua vita, perché conta quello che pensi tu, perché alla fine troverai sempre qualcuno che la penserà come te o simile a te, e troverai sempre quello che penserà diversamente da te. E allora perché ti devi rendere infelice, visto che tu sei l'artefice di questa tua infelicità e non gli altri? Allora non riversare sugli altri l'infelicità e dire: io vado per la mia strada, mi troverò la mia compagnia, se non la trovo starò bene da solo, perché io riesco a essere sia un animale da branco che un lupo solitario. Quindi, ma si impara con gli anni questa cosa e col tempo. Decisamente. A stare bene anche da soli e a godersi la solitudine e il silenzio. Comunque torna sempre forte questo senso della condivisione. Sì, no? Sì, sì. Ma per esempio mi aveva colpito, viene citato Henri De Luca. Ah. Essere al mondo, per quello che ho potuto capire, è quando ti ha affidato una persona e tu ne sei responsabile, e allo stesso tempo tu sei affidato a quella persona ed essa è responsabile per te. Quindi questa è la compagnia del lupo. Sì. Tutti dovremmo avere una compagnia del lupo. Ma questo vale anche se è una famiglia queer. È una famiglia queer, assolutamente queer. Cioè, ma innanzitutto la famiglia non te la scegli, cioè te la scegli, e non è la famiglia biologica, perché io non credo nella famiglia biologica. Io credo che i figli sono di chi li cresce, e gli amici te li manda qualcuno nel bene e nel male, perché poi ci sono belle tutte compagnie. Però se è vero che tu vuoi prenderti cura degli altri e gli altri si devono prendere cura di te stesso, devi accettare anche il risvolto della medaglia, perché tu non sei perfetto, l'altra persona non lo è nemmeno. Però se vi scegliete perché qualcosa vi lega, allora non è una questione di sopportazione, è una questione che bisogna imparare i limiti dell'uno e i limiti dell'altro e capire dove alle volte è il caso di lasciare andare oppure di rimanere a camminare insieme. Accettarsi, poi comprendersi, perché a me per esempio la parola tolleranza, accettazione, non è mai piaciuta. A me piace la parola comprensione, cioè io devo capire l'altro, comprenderlo, e se in quel caso la persona mi è congeniale, non me la devo fare piacere, perché è come se io stessi in una situazione che non mi piace e devo stare male, esatto, per fare il piacere a un'altra persona. Allora no, quello non è né amore né amicizia. Può valere per esempio, che ne so, la violenza sulle donne, quando stai con un marito violento e tu dici per i figli o per... no, non esiste. Cioè quello è un amore malato, e ci sono le amicizie malate e ci sono dei rapporti malati. Quindi tu devi andare per la tua strada, perché sei tu al centro del tuo mondo, tutti gli altri sono delle compagnie, cioè sono delle esperienze. Tu puoi apprendere cose buone, puoi apprendere cose negative, ma sei tu che devi cambiare, non devi pensare. Io penso a quell'esempio del film Matrix, che ci penso sempre, che gli dice: ma come fai a piegare il cucchiaio? Tu ci riesci? Il bambino gli dice: il cucchiaio non lo piegherai mai, ti devi piegare tu. Allora lui si piega e si piega il cucchiaio. Sei tu che devi capire il mondo. Se pretendi che il mondo capisca te, non ha senso. Quindi puoi cambiare il mondo se cambi tu. Se tu cambi e sei te stesso, devi essere te stesso. La metamorfosi è dolorosa a volte, però è necessaria. Però comunque poi cosa. Sono tutti personaggi metamorfici, c'è nel metà uomo e metà lupo, c'è la persona disabile, alla ricerca di se stesso, c'è quello che... Ma ognuno di noi... molto fisicamente, però rivive... Ognuno di noi... Allora, io penso questo, nella vita non bisogna avere il limite di dire le cose sono così e basta. Cioè, la fantasia di cui tu parli e di cui parlavo io nel libro è proprio questo. Solo perché noi qualcosa non la conosciamo bene. Una volta dicevamo, per esempio, che non può esistere vita nell'universo, ma non abbiamo visto niente dell'universo.
universo. Oppure noi conosciamo tutto il mondo, non è vero, non conosciamo praticamente il 90% degli oceani, non sai quello che c'è sotto. Cioè, non, la presunzione dell'individuo, dell'essere umano è tale da fargli pensare che siccome lui ha visto le cose in quel modo, esistano in quel modo. E invece no, la realtà di quello che è poi la vita è che tutto può cambiare e tutto può essere sparigliato come un mazzo di carte, quindi non è vero. Solo perché tu hai vissuto quel pezzettino di vita e ti hanno detto che le cose stanno in quel modo, tu pensi siano in quel modo. Arriverà il momento invece in cui tutto cambierà e a quel punto capirai chi sei davvero tu. Bene. Allora, dai personaggi a metà fantastici, a metà umani, andiamo ai... Allora, c'è Ligea, ci sono... Sì. Ecco, perché ha inserito questi? Io quando l'ho letto sono rimasta... piacevolmente sconvolta. Allora, va bene. Perché lui parla di Ligea. Sì, 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 sì. Allora, innanzitutto io nei libri ho messo due tipologie di donne, ovvero la sirena e l'amazzone. Innanzitutto perché comunque le donne, per come le vede la società, non sono le donne che vedo io. Cioè, io vedo nella donna alle volte la guerriera, la donna che riesce a vedere oltre, quindi l'alchimista, cioè la donna che riesce a trasformare. Ecco perché la sirena è duplice, tu vedi la sirena come metà essere umano e metà pesce, in realtà no. Ah vabbè, sì, inizialmente l'uccello, sì, certo. Sì, uccello, certo. Però io la volevo fare. Però viene raffigurata poi con la cosa, sì, di pesce. Esatto. Perché la raffigurano, diciamo, in questa maniera, ma io invece pensavo alla dualità della persona, al fatto che comunque hanno delle sensibilità diverse, tant'è che parlo di Gea. Cioè, io vedo un mondo non inteso in questo caso al maschile, ma vedo per esempio la terra, la madre terra. Cioè, quindi io vedo comunque la donna come un soggetto e non come un oggetto, quindi la vedo molto attiva rispetto, diciamo, al mio racconto, che riesce a cambiare le cose. E quindi la sirena, in questo caso Ligea, era il collegamento che volevo fare tra la mia terra, la Calabria, e quello che sarà poi dopo, perché nel terzo io ovviamente evolvo i personaggi, all'inizio io li presento soltanto, nel primo io parlo soltanto di Ligea come una statua che loro trovano, nel secondo la vedono e nel terzo ci sarà altro, perché come l'evoluzione dei personaggi, diciamo, principali, c'è anche un'evoluzione dei personaggi secondari per farli scoprire al lettore un mondo che non riescono a vedere. Cioè, il mondo che tu vivi della realtà ovattata non è il mondo invece che ci hanno spiegato e ci hanno raccontato, e i personaggi vivono in quel mondo un po' onirico, mettiamola così, che magari abbiamo dimenticato e che in realtà è molto presente, soprattutto in alcune culture. Sono perfettamente d'accordo. Sì, io volevo chiederti un'altra cosa: e quanto il mito ha influito nella tua scelta delle trasformazioni? Il mito è tutta una rappresentazione della realtà in modo tale da dare un senso a quello che è la vita di tutti gli uomini, no? È stato proprio il mito che ha fondato le basi della civiltà, quasi, perché spiegava come mai alcuni eventi succedessero. Quindi attraverso il mito si spiega la nostra vita sulla terra, almeno così hanno tentato di fare gli antichi greci. E nel mito c'è tutto, c'è anche la trasformazione, no? C'è tutto quello che lui ha raccontato, no? Se noi guardiamo i vari personaggi mitologici, ne vediamo che si trasformano, per amore, per disperazione, perché gli dèi sono contro di loro, perché hanno voluto ambire a qualche altra cosa. E viene punita anche quella specie di desiderio dell'uomo di dire: ma io basto a me stesso, ma io posso. Perché in effetti proprio quella viene punita dal mito, no? Dal mito, quando noi pensiamo, quando l'uomo pensa di opporsi al Dio, o di essere arrivato, o di sentirsi
capace, allora proprio in quel momento il mito punisce e rende l'uomo miserabile e miserando, lo rende proprio della sua realtà più precisa, più chiara. Questo è un po' per dirti che tu hai legato il mito quindi a questi tuoi temi, se è questo quello che volevi proprio raggiungere. L'idea dei nostri miti, soprattutto quelli greci o comunque le leggende nordiche, perché io traggo molta ispirazione da alcune leggende nordiche, ma anche da quella che è la tradizione popolare, le culture popolari. Penso per esempio al secondo capitolo, io parlo di Napoli sotterranea, ci sono un sacco di leggende, ma c'è anche un discorso che io faccio. E poi questo però penso che si scoprirà più verso il terzo libro. Il centro sicuramente è la ricerca di noi stessi. L'idea che ci sia stata una creazione o che ci sia una creazione, io la voglio svolgere come tema di evoluzione, nel senso che l'uomo nel racconto si ribella un po' alla natura e quindi viola la natura. È un racconto anche molto naturalistico, nel senso che la natura viene violata, inteso proprio di natura, di ambiente, in questo senso qui. Allora i personaggi cosa fanno? Vivono la natura essendo se stessi, quindi nella natura trovano anche creature mitologiche. Penso per esempio ai satiri, che in questo libro non ci sono, ma ci sono delle creature mitologiche che una volta erano proprio gli archetipi della natura, c'erano il collegamento. Noi abbiamo perso quel collegamento con la natura. Era un tramite, era un tramite. Esatto, non esiste più. Io non voglio parlare di umano e divino nel senso che c'è qualcuno da adorare, no. Io voglio dire soltanto che manca il rispetto ormai di quello che ci circonda, cioè di qualcosa che ci è stato affidato, la terra, e che invece come esseri umani pensiamo di essere noi i padroni, e non siamo padroni di niente. Nel libro io cerco di far capire questo, cioè non c'è una padronanza della cultura, dei libri, piuttosto che del territorio in cui si vive, archeologia. Io racconto questo. Il buono e il cattivo sta soltanto nell'utilizzo che si fa di un oggetto. Ecco perché secondo me i personaggi sono in evoluzione, cioè capiscono che l'unico modo per poter salvare eventualmente un mondo, il loro mondo, è quello di unirsi e di non tanto combattere, quanto difendere quello che la natura gli sussurra. Ci sono molti personaggi, penso alla regina delle farfalle, le api, che sono l'emblema della natura. La natura sussurra a loro come fare a migliorare il mondo, non essendo loro i padroni del mondo. Loro sono semplicemente degli strumenti, ognuno di loro non è un eroe, è uno strumento al servizio di un mondo che deve essere salvato. Non c'è un Dio da servire o delle leggi da seguire, l'unica legge è quella di cercare di fare la cosa giusta, e ognuno di noi sa cos'è la cosa giusta. Il problema è che per convenienza e per opportunismo alle volte si fa la cosa sbagliata, e lì è il male. Ma loro lo capiranno nel tempo, perché ci sono delle scelte alle volte che sono difficili da fare. Sentiamo Marco, che è quello che un po' ha creato l'incontro, e vorremmo proprio sentire che cosa deciderà. Io diciamo che dalle tue parole ho preso un input per mi è venuto in mente una mia poesia. Sì. Quindi farò un'incursione poetica. Infinitesimale e universale voglia di emozionarsi. Certe ragioni, un mondo continente, noiosi artisti mentali, concordo sul fatto, miscelatori di sensazioni, maionese e ketchup, non sono palatine, sale della vita, visioni, utopie, lamenti, lungaggini, categorie protette da una società bulimica, voglia di emozionarsi ancora, a trufolarsi nei sogni più reconditi e fecondi, delicatezza. Accuratamente si cerca uno sfregio alla serenolatezza, di animo sensibile e docile, specialmente utile, amare, forse consapevolezza, che nulla è scontato, nulla è perduto. Ogni cosa si mette nel suo posto, fermi come le palme, denominazione, semplicemente sei cactus che sopravviva al deserto che ti circonda. Non essere triste, non essere racconto, sii felice, perché al mondo non sarai sempre considerato immondizia, intuitivo il desiderio, positività dilagante, sii passeggero della tua vita, fatto destino dentro una festa.
quella festa che si chiama Vivere ogni attimo, da per sempre, la palissima con il battito. Grazie, no, no, si lega il discorso che stavamo facendo. Vediamo anche se lo vittore, perché con noi lo abbiamo lasciato in disparte. Un saluto, dobbiamo sentirlo. Ma allora, sì, io sono colui che ha commesso il fattaccio, cioè nel senso che la casa editrice fabbrica i libri e quindi è colpa mia se questi libri esistono. Circolano. E circolano poi dopo, naturalmente. Allora, non entrerò nel merito del libro perché è stato sviscerato tanto e forse ancora diremo qualche cosa. Siamo già alla fine. Per adesso va bene. Io voglio parlare di Riccardo, per chi non lo conosce direttamente, ci sono persone qui che lo conoscono bene per carità, ma altre no, io lo voglio presentare e ve lo presento come autore appunto della casa editrice dell'Officina Editoriale del Caletone. Allora, la Compagnia del Lupo, la confraternita di Cappocrate è il terzo libro di Riccardo. Riccardo nasce come scrittore nel 2019 con il libro Vi dichiaro vivi. Esce questo libro e poi a sorpresa nasce il primo volume di questa trilogia che forse si allungherà ancora di più, che è La Compagnia del Lupo e la Quarantesima Porta. Adesso abbiamo La Compagnia del Lupo e la Confraternita di Cappocrate. Riccardo è anche cofondatore e attuale presidente di Liberi.tv, che è una web TV che ha dei collaboratori sparsi un po' sul territorio nazionale, non sono tantissimi, però ci sono, e che nel corso di quanti anni? Più di 12 anni ha raccolto migliaia di contenuti culturali che stanno in questo contenitore che si trova su www.liberi.tv vario, e dove ci sono presentazioni di libri, manifestazioni, sport, perché abbiamo fra i collaboratori un appassionato di ciclismo e che quindi spesso segue anche il Giro d'Italia. E in più Riccardo scrive appunto per lamezzaterme.it e io lo conosco molto bene Riccardo, nel senso che non è un caso il Vi dichiaro uniti come libro, perché racconta un po' la nostra storia, perché noi banalmente siamo uniti civilmente, sì. E il rapporto fra l'editore e l'autore in questo caso è un rapporto tutto particolare, perché ovviamente non abbiamo bisogno di darci un appuntamento in un determinato luogo o in un determinato giorno e orario. Quando parliamo, delle cose tecniche, degli aspetti, tecnici di quando deve nascere un libro, perché vedete, cioè, tirare fuori un libro è un'attività piuttosto complessa, non è una cosa semplice. Noi invece ci diamo appuntamento fra la cucina e il soggiorno. Per gli sbrighi, hanno fatto l'operazione di bozza, allora come va la cosa? Questo naturalmente poi dopo dal punto di vista dell'editore ha anche delle controindicazioni, no? Perché naturalmente quando l'autore ha completato l'opera la prima cosa che desidera è che il libro esca, cioè nel senso, cioè, da oggi a domani sto libro deve essere disponibile. Però naturalmente bisogna rispettare poi tutta un'altra serie di passaggi. Tu conosci l'autore, peggio è, sono d'accordo. Io ho detto che sono il lupo cattivo adesso. Ma non è il caso di Riccardo, alcune volte vi garantisco che può diventare veramente un flagello. Vi parlo brevemente della casa editrice. Allora, la casa editrice e l'Officina Editoriale del Caletone nascono in questo mese, abbiamo compiuto 5 anni. Quindi nascono nel 2019 a Cleto. Notate bene il mese e l'anno. Perché naturalmente la casa editrice nasce in funzione della pubblicazione di questo libro di dichiaro esattamente, no? Poi c'era anche la volontà, perché la casa editrice nasce da un cassetto, da un sogno chiuso in un cassetto che si è aperto dopo alcuni decenni. E nasce appunto in questo novembre del 2019. Poi penso di ricordare tutti quello che è successo a marzo, no? Non è che sia nato proprio nel periodo migliore, più favorevole, no? Del mondo. Esatto.
Poi naturalmente noi siamo in provincia di Cosenza, regione Calabria. Ricordiamoci sempre, io ad ogni volta che ho la possibilità di parlare con delle persone, io questo dato lo dico sempre. Magari se qualcuno ha seguito qualche altro mio intervento, questa cosa sarà un po' ripetitiva. Ci dobbiamo sempre ricordare, ultimi dati disponibili, che la Calabria e la Sicilia, ultimi dati disponibili si riferiscono all'anno 2021, la Calabria e la Sicilia sono le due regioni dove si legge di meno. Per fare il pari a questo dato possiamo andare proprio nel concreto. In Calabria e Sicilia nell'anno 2021 solo il 20% della popolazione al netto delle attività curriculari. Attività curriculari significa al netto di tutte quelle persone che hanno dovuto acquistare un libro per un aggiornamento professionale oppure perché banalmente una persona che studia, no? Uno studente, al netto di questi che sono costretti ad acquistare un libro, solo il 20% della popolazione ha acquistato un libro. Nota, acquistare un libro non significa che poi viene letto, però noi facciamo finta che sia letto. Quindi solo il 20% della popolazione. Questo è un dato assolutamente drammatico. Il controaltare a questo dato negativo lo fa, indovinate un po', la provincia autonoma di Bolzano, dove nell'anno 2021, al netto delle attività curriculari, l'80% della popolazione ha acquistato un libro. Okay? Adesso facciamo una... Soprattutto perché è al netto delle attività curriculari, quindi vuol dire Il dato è molto positivo. Dalla provincia autonoma di Bolzano. In Calabria e in Sicilia è un dato molto negativo. Adesso noi facciamo un esercizio, sovrapponiamo questo dato, ok? Ce lo confrontiamo con il livello socio-economico di queste due regioni. Mi sembra evidente che il nesso, il collegamento diretto con la cultura, non soltanto con la lettura, con la cultura in generale. E la cultura è un contenitore grandissimo. Io ringrazio Cecilia e la Casa del Tempo per averci ospitato, perché qui si fa cultura in modo multiforme, no? Quindi si fa musica, non lo so se le avete già fatte o le farete, magari si esporrà, quindi l'arte pittorica oppure la scultura, ecco, tutte queste cose qui sicuramente sono attività di vostro interesse che farete, fra cui anche la lettura. Sulla lettura volevo fare una riflessione breve, che qual è e che cosa significa, cioè in che cosa consiste il valore della lettura? Perché uno dice, vabbè, leggo, però leggo, molte persone dicono, vabbè, io faccio fatica a leggere, poi leggo e non mi ricordo nulla. Ci sarebbero tante cose da dire, no? Ma la lettura bisogna comprendere che è utile sempre, sia che se si è allenati a leggere, ok? Perché naturalmente chi è allenato a leggere, chi magari legge, non dico 10, ma 2-3 libri all'anno, ha più facilità, ha la mente più allenata e recepisce meglio quello che sono i concetti. Ma leggere è utile sempre, perché la cultura non è altro che la stratificazione di tutti quei concetti che tu trovi nei libri e senza accorgertene, leggendo, si depositano nella tua testa. E la tua testa, quei concetti, quelle utilità, quelle cose che hai condiviso, quelle cose che ti sono piaciute, te le tirerà fuori al momento opportuno, al momento che servono. Poi naturalmente noi non ci dobbiamo immaginare la persona colta come colui il quale è capace di fare 50 citazioni. Cioè è bello e può essere anche interessante. Alcune volte è addirittura antipatico, voglio dire, perché magari ci sono persone che attraverso le citazioni sfoggiano la loro cultura facendo, voglio dire, un esercizio, no, di so tutto io, vedete quello che so, esattamente. Quindi non è tanto saper memorizzare o saper citare quello che si è letto, ma la lettura semplicemente innalza il tasso di cultura, banalmente, perché attraverso la lettura quelle cose che io condivido, quelle piccole sorprese che io trovo, quelle cose che magari non condivido ma poi riflettendoci arrivo al ragionamento, cioè il ragionamento poi si deposita nella nostra testa sotto forma di concetti che verranno poi dopo messi a disposizione dalla mente esattamente nel momento in cui serve.
Che cos'altro dirvi? Nulla, vi ho presentato brevemente Riccardo, vi ho presentato brevemente la casa editrice. Ah, poi come è finita la casa editrice? Cioè, nasce qualche mese prima, voglio dire, dal Covid, si è chiusa l'Italia, e forse era, ma non lo so, destino è una parola che non mi piace molto, era il cammino che doveva fare la casa editrice, cioè superare questa prova. La casa editrice è sopravvissuta, e io l'altro giorno ci riflettevo, perché io per mestiere, nel senso, faccio per mestiere l'editore, ma faccio contemporaneamente anche un altro mestiere, perché avrete capito che con cioè non se ne fanno soldi con la casa editrice, no? Quindi comunque mi portano stipendio a casa, se devo campare, perché a Bolzano magari sì, magari ci riesci, in Calabria è un po' più difficile. E comunque la casa editrice è arrivata adesso ad avere un catalogo di 50 volumi, che in 5 anni sono 10 volumi all'anno. Io ci riflettevo l'altro giorno e ho detto, non lo so, non ho idea di come questi volumi siano venuti fuori. Abbiamo una linea editoriale orientata, ampia, però orientata in modo preciso. Noi non siamo una casa editrice a pagamento, cioè nel senso non lavoriamo su commissione, ma ci arrivano i materiali, selezioniamo e poi investiamo sugli autori, sull'autrice e sui testi, naturalmente con tanta difficoltà dal punto di vista economico, ma è qui che questo lavoro va fatto, è esattamente qui, se noi vogliamo dare come operatori della cultura un minimo di contributo, si dà nei territori dove naturalmente c'è più necessità e più bisogno, e questo è sicuramente il caso. Volevo fare una cosa prima che di lasciarci, allora, i volumi sono due. Oggi c'è anche la possibilità per chi lo desiderasse di acquistare tutti e due i volumi, cioè se uno acquista tutti e due i volumi, il primo volume viene dato col 50% di sconto. Ma prima di salutarci, poi magari voi fate un po' le conclusioni, io voglio fare una cosa, scusa Marco, prima di passare. Prima che voi ve ne andiate, io vi voglio far toccare il libro con le mani, quindi se per favore ve lo passate un po', così lo potete anche sfogliare qualche pagina, guardare la copertina, giusto per creare un po' meno distanza fra quello che è proprio l'oggetto di carta, che sta magari un po' più distante lì sul banchetto a vostra disposizione, e questo magari vi incoraggerà pure a fare un pensierino per portarvi questa buona lettura a casa. Grazie per avermi ascoltato. Allora, visto che voi state guardando i libri, tra l'altro in copertina nel primo volume si vede di più, nel secondo si vede di meno, c'è quel signore in fondo con gli occhiali che si chiama Luigi Serafino Gallo, che è uno dei protagonisti del libro, e siccome nella compagnia è un apicoltore nella vita reale anche, proprio perché questo qua col cappello, cioè, allora noi quando nel libro e nella vita reale andiamo per esempio a Cantarelle, dove lui c'ha le api, eccetera, eccetera. Cantarelle sarebbe una frazione, giusto, sopra la Mezzia, eccetera, eccetera. Mangiamo, perché bisogna mangiare, non si vive solo la cultura, e quindi c'è una degustazione gratuita con il suo miele, c'è il formaggio, la soppressata, il vino, quindi dopo rimanete, perché assaggeremo cose buone, cose tra l'altro prodotte da lui. Le api sono la nostra vita, la nostra sorgenza, le api, lo diceva pure Albert Einstein, il mondo, perché io non credo nell'impollinazione meccanica che vogliono fare, ci vogliono le api, ci vogliono le api, quindi dopo, appena terminiamo, ci accomodiamo da quella parte. Sì, ma io vorrei fare anche un'altra cosa prima di concludere, dov'è Cecilia? Eccola là. Ti vorrei omaggiare dei tuoi libri, così li tieni qua in casa, così il primo e il secondo, magari chi vuole li legge pure, magari, visto che questa è una casa. Cecilia, certo, la mettiamo alla casa del Seo e del suo volume. Tutto è possibile. Magari. Tutto è possibile. Potrebbe arrivargli l'ispirazione, ti potresti trovare nel terzo volume. C'è gente che si è ritrovata nel secondo. C'è gente che si è ritrovata nel secondo. Perché l'ha scoperto per caso. Sì, appunto. Cioè, se prima non esce il volume, i diretti interessati non lo sanno. Non hanno possibilità di... No, no, sai che le vibrazioni che ti danno luogo... La qualcosa è anche rischiosa, sia per l'autore, ma anche per... Assolutamente.
Tu volevi dire qualcosa? Sì, no, allora io volevo concludere le mie così lucubrazioni ad alta voce solo con questo. Allora, intanto grazie veramente. Allora, io siccome poi il libro ho pensato, allora io voi altri vi ho incrociato ormai da un po' di tempo e non è casuale secondo niente, me. Quindi io chiedo ufficialmente di entrare anche ogni tanto a far parte della compagnia del gruppo. Del terzo libro. Assolutamente. Non lo so se è possibile. Metterò il regno della web nel libro. Non solo nel libro, cioè. Io dico anche. Ma siccome gli incontri non sono casuali, io ho chiesto a voi la cortesia di farmi da madrine, da fatine madrine, chiamiamola come volete, perché comunque secondo me ben vi bilanciate voi due tra l'una e l'altra, perché lei, lo sappiamo, il regno, tu sei più moderata rispetto a questo fuoco che è al tuo fianco, quindi avrò bisogno. Ma noi ci danno sempre, lei la chiamano spesso folletto. Brava, vedi, allora scusi, un libro fantasy. Io sono tipo la fata smemorina, quella di... Ma tu sei la fata gelsomina, visto che attirate alla... Vorrei dire che ci sarà anche lei nel terzo libro, anche io sono di quelle, capito, un po' anzianotte, cicciottate. Ma no, non è vero. Sì, stai parlando della zucca di Cenerentola, guarda. Però non potevamo fare una presentazione, a me non piacciono le presentazioni tradizionali, il luogo è perfetto, lo ripeto, perché comunque la Casa del Tempo per me è una scoperta, io non la conoscevo e si presta a tante cose. E poi avevo bisogno, ripeto, del supporto di queste fate madrine che hanno presenziato oggi qua insieme all'orso cattivo, l'orso io. No, tu non lo so, questo, lui dico l'orso cattivo, è tutto. Chiediamo se c'è qualche intervento, se qualcuno vuole porre qualche domanda oppure vuole fare una riflessione. Ti facciamo andare subito a vedere il miele. Capito? Sì, adesso. Ti facciamo andare subito. Quindi se qualcuno ha un intervento, vuole fare una riflessione oppure una domanda. Se che devono leggere ancora il libro, capito? C'è chi l'ha letto e chi non l'ha. Poi se c'è qualcuno che invece ha avuto dei dubbi mentre raccontavo qualche cosa, c'è chi mi conosce. Io ho una domanda, perché prima ho parlato con Riccardo, ma non si stanca mai di parlare con Riccardo, vi posso assicurare. Quindi ho questa domanda: dove nasce l'esigenza di mettere su carta l'accostamento tra le persone a te più familiari, più care, e il luogo da cui provieni, le bellezze del luogo da cui provieni? Come si conciliano le due cose e come nasce l'esigenza di imprimerle? Ma guarda, è sempre una questione, penso, di amore. Cioè, quando tu vuoi fare un dono a qualcuno, no? Secondo me, se non gli sto regalando chissà che storia, non sono Tolkien, non sono nessuno, però sapere che sono in un libro e lo saranno per sempre, perché il libro è l'unica cosa che non scade, cioè tutto può scadere, però il libro può invecchiare e rimanere lì. Io li tengo nel posto più bello che ho, questo mondo che mi sono magari creato, che è il mio luogo del cuore. Quindi qua, in questo libro trovi sia i luoghi del cuore che le persone del cuore, persone che mi sono state vicine e che mi sono fortunatamente ancora vicine. E quindi per me questo è un omaggio, un regalo a loro per dirgli grazie. Cioè il libro nasce da questo, da dire grazie a chi mi fa compagnia, a chi è compagnia e anche a chi sarà compagnia. Perché le compagnie, ripeto, si formano continuamente ed è una speranza continua. Chi leggerà questo libro, secondo me, capirà che deve un attimo aprirgli gli occhi e non abbassarli, perché molti camminano ormai così, non per il cellulare anche, però dico, bisogna alzarli gli occhi, guardarsi intorno e camminare nel mondo, come si faceva magari una volta e come si può ancora continuare a fare, bisogna camminare e arriveranno tutte le cose che noi desideriamo, la compagnia, l'amore, l'amicizia, ma soprattutto arriverà la conoscenza di noi, imparare, perché veramente io non ho ancora finito di imparare e sono curioso, la curiosità mi spinge. Quindi grazie veramente della domanda e grazie dell'accoglienza.